Eccoci qui, cari amici, appassionati di vecchi camion, sul filo del rasoio. Sono riuscito ad arrivare in questa zona nel mio ultimo giorno di Marvin Tour qua in Puglia e siamo riusciti a trovare il signor Giacomo, eccolo qua, e sono in compagnia anche di Vincenzo che mi ha accompagnato in questa zona. E intanto Vincenzo, insomma, intanto gustiamoci così questo splendido OM Titano, zavorrato, e poi ci faremo raccontare un po' così dal signor Giacomo un po' il tutto, ecco, eccolo qua, è un bel camion, un bel 6 cilindri, dicono che è del 1963, esatto, ma poi ci faremo raccontare qua dal signor Giacomo. Questo mezzo a cosa era adibito, cosa trasportava, ecco qua. Un pensiero va anche all'amico Matteo da Cantù, all'amico Jonathan, all'amico Carlo Mazza, tutti questi appassionati del Titano. Ecco qua, siamo qua in compagnia del signor Giacomo. E niente, signor Giacomo, se si dica così la sua storia, il trasporto che faceva, questo, ecco. Questa è una macchina che era prima cassonata direttamente OM, tutta nata così. Poi nel 1970 qualcosa è stata fatta una modifica, è diventato un trasporto eccezionale con la zavorra per riportabile fino a 500 quintali, che poteva agganciare benissimo dei semirimorchi o dei rimorchi. Quindi la zavorra serve soltanto per traino, però si può fare anche la modifica perché non ci vorrà per semirimorchi. Ecco qua. Questo camion è stato più o meno operativo fino a che anno? Fino al 1981-82. Ecco qua, un camion operativo fino al 1981-82. Si presenta in stato di conservazione. Mi dicevi che è tutto il suo motore tutto originale. Motore turbo, 6 cilindri. Motore turbo 6 cilindri e adesso 105 cavalli. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere. Trasformazione fatta dalla ditta Collina di Forlì, collaudo a unico esemplare. Una trasformazione fatta appunto da una ditta di Forlì, ci diceva. Esperto proprio OM. Ecco. Il camion qua si presenta in un buon stato conservativo e adesso ve lo faccio vedere. Sono contento di essere arrivato così un po' alla corsa contro il tempo a vedere questo bello OM Titano. Non avrei pensato così all'ultimo minuto. E qua marcia 4x4, sì. Ho ridotte sotto lo sterzo, le ridotte qua sotto lo sterzo elettriche. E più o meno quant'è che andava velocità, come velocità al massimo? 80-90 km/h. Cilindrata, questo cilindrata? Siamo sui 12-13.000. 12-13.000, ragazzi, eccolo qua. Trasportava rotoloni, un ciuccio di lavoro, ha una forza incredibile per quei tempi. Nemmeno i Fiat non ce la facevano per il peso che trainava. Particolare di motore con motore turbo erano i primi, quindi però sono OM ci ha lavorato questa ditta di Forlì, fratelli Collino, e questa è stata, diciamo, la trasformazione che lui fece in quel periodo. E fu collaudato all'autorizzazione di Forlì. Il futuro di questo camion cosa pensi che sarà? Ma io qualche amatore interessato potrei anche darlo, perché ripeto, beh, certo. Peccato tenerlo inutilizzato. No, no, certo, qualche amatore, chiaramente. Perché ovviamente di carrozzeria va rifatta. Certo, però certo. Però poi può fare i raduni, può fare qualche cosa. Sì, un camion particolare, sì, per quello chiaro, che chiaro. Volevamo vederlo, ecco. Ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo Giacomo che, insomma, ti abbiamo disturbato, però. Ecco qua, bravissimo Giacomo. Che lo ringraziamo, insomma, ci ha fatto vedere questo camion davvero particolare. Ripeto, ho salutato gli amici appassionati di OM come
Jonathan, Matteo e Carlo Mazza, appassionati del Titano, però saluto un po' tutti gli amici dal circolo italiano Camion Storici, un po' tutti quanti, ecco. Vincenzo, cosa dici? L'hai visto anche te, eh? Sì, è una bellissima macchina vintage degli anni 60 e meritava, eh? Meritava vederlo e sperando che speriamo che vada qualche appassionato. È stata ritargata, vabbè, comunque. Ecco qua, Questa è aggiornata, certo. 32612 era la sua targa. 32612 la sua targa, eccolo qua, l'abbiamo fatto vedere la corsa contro il tempo, ce l'ho fatta. Marvin Tour emozionante qua nelle zone di Taranto, pazzesco, eh? Qua sono con il signor Giacomo e Vincenzo. Bene. Ragazzi, fino a Taranto sono venuto, ecco qua. Guarda un po', Vincenzo. Ho visto. No, ma vieni qua, guarda un po'. Adesso vieni qua, prendi la macchina, animo te la macchina fotografica, te guarda solo nello schermo, che io così appaio. Sì. Eccoci qua, carissimi, sono riuscito a arrivare sul filo del rasoio per toccare questa rarità. E come dicevo, era un obiettivo che volevo vedere con i miei occhi in questa settimana di lungo viaggio in Puglia a cercare vecchi camion. Ce l'ho fatta e ringraziamo qua il signor Giacomo, è disponibile, ecco, a farci vedere questa splendida rarità. Viva la UM Titano! Ecco qua cari amici, e così possiamo concludere e ci godiamo quello che c'ha ancora qua il signor Giacomo, ecco. Spettacolo! Titano beccato, viva il Marvin Tour. Anche te, Vincenzo, insomma, doveva venire il Marvin per vedere sta rarità, eh? È vero. Uno spettacolo di camion.